Perfetto ragazzi, eccoci al terzo episodio della serie su Skyrim rotto 100%, difficoltà leggendaria. Vi ricordo, difficoltà leggendaria perché qua la gente non scherza. Oh, una borsa di monete, sono ricco. Ah. Questo passaggio non porta da nessuna Guarda, parte. meno male che mi hai detto tu Credo perché sia meglio sennò mi provare di tuffavo qua. qua di testa, grazie. Comunque, benvenuti quindi a questo terzo episodio. Stavamo per uscire da questa fortezza, ormai siamo quasi alla fine praticamente. Vieni con me per favore, grazie, difficoltà leggendaria, ho paura. Ah, ho raccolto un arco. Bene. Qua l'arco sarà essenziale, veramente essenziale, perché qua combattere ravvicinati è quasi proprio da proprio scemi forti, perché ti fanno un danno proprio moltiplicato, non so per quanto, non mi ricordo quanto la leggendaria danno moltiplicato, ma mi sembra per 10. No, insomma, le cazzate, ma dovrebbe essere per 10. Forse era hardware, se non mi ricordo. Comunque fanno veramente un danno allucinante. Come vedete sfrutto molto il mio compagno, infatti per tutta l'avventura lo sfrutterò molto. I compagni che avrò nel corso della mia avventura li sfrutterò un sacco. Perché questa difficoltà o sei con qualcuno oppure sei un assassino, ma non mi piace giocare in questo modo. Cioè è divertente, infatti alcune volte giocherò anche così, però preferisco proprio buttarmi nella mischia e cose simili. E nulla. Quindi il compagno lo sfrutterò un sacco. Infatti adesso lo aspetto perché sennò andiamo avanti. Bravo Rolaf, fammi scudo. Dai Rolaf, tu sì che sei un vero uomo, vai avanti che ho paura. No, aiuto, paura. Aspetta, Ok. c'è un orso più avanti, lo vedi? Oh mio Dio, lo Può vedete? C'è un correre orso. in questo momento. Proviamo a superarlo furtivamente. Muoviamoci con calma Vol. e attenzione a dove metti i piedi. No, O se vuoi io direi. tentare la fortuna, puoi prendere quest'arco. Potresti coglierlo di sorpresa. Allora, ci Vai avanti, io ti seguirò e proviamo ti o no? coprirò le Allora facciamo spalle. così, io salvo. Poi se è bene, se no ce lo prendiamo nel culo. Io ci provo ragazzi. Ci provo. Destino, aiutami. Perfetto, vai. L'abilità è sopravvalutata. Sei un cretino, Rolf. Madonna, sei un picio. Mi hai fatto perdere un bonus essenziale. Dio santo, mi sbrana. Aiuto, non mangiare me, non mangiare il gatto! Ciao, mangia quello che è più buono, mangialo, mangia, bravo orso! Coglione, peccato mi faccia sta feccia. Scemo di merda. Ok, fatto progresso di livello. Ottimo. Pelliccio d'orso, vabbè, solite stronzate, nulla di che. Un attimo nelle impostazioni. No, scusate, nei comandi, come si fa? Per PC sai di livello, quindi andiamo un attimo. Preferiti, attendi, diario, sistema, inventario, magia, statistiche, mappa. Ok. Qual è? Statistiche forse. Ok, sì, statistiche. Ok, allora, nuovo livello. Perfetto, allora. Secondo me all'inizio a cui una difficoltà simile. Il vigore fa la differenza, il vigore qua è essenziale perché corri via, salti, fai gli attacchi più forti, quindi è essenziale, in più puoi portare più oggetti nel tuo sacco, nel tuo zaino, quindi hai il vigore. Anche se salute sarebbe anche utile, però con la cura... Eh sì ragazzi, mi conviene vigore. E allora, c'ho un punto bonus, no, merda. C'è un punto bonus e vediamo come utilizzarlo. Allora, l'armatura sì, è importante ma non così tanto. Ora, i primi bonus che do non sono così essenziali nel gioco, però dovrei comunque sceglierli bene. Non sono così essenziali perché poi, come vedremo, ce ne sono molti di punti e a parte questo abbiamo particolari bonus che ci aiutano. A me piace molto giocare d'arceria, però anche darmi una mano. Io direi, ragazzi, arceria. Il danno in più di frecce mi sarà molto utile. Giocando questa difficoltà la distanza è una cosa essenziale. Come mai sei così lento, amico? Ah, quel cazzo mi ha dato un arco in più o roba simile. Eppure non deve essere lento. Vediamo qua cosa ho fatto. Ok, niente, ho spinto un tasto a caso. Ok, andiamo avanti, amico mio, vieni qua. Bravo. Andiamo, che qua bisogna fuggire.
Che ci aspettano fuori per pranzo. Vai, vai. Corri, corri. Corri, rumba. Lol. Sembra una via Oh, d'uscita. ok, siamo Sapete, usciti. ce l'avremmo fatta. Perfettamente. Perfettamente perfettoso. Andiamo. Perché la freccia è così? Perché io posso. Bene. Ora inizia la parte molto swag, dove inizieremo la conoscenza con alcuni personaggi fondamentali nel corso dell'avventura. Ok, Aspetta. adesso il drago se ne va via. Madonna, che cagasotto, se n'è andato, ta. Ecco, Ecco, sembra che questa volta se ne sia andato per sempre. Non grazie che credo, mi hai ma detto. dovremmo rimanere nei paraggi Sì, per hai sicurezza. completamente ragione, però adesso vieni. Non Sei peggio di sappiamo una se donna con le tornerà per mestruazioni, sempre. continui a parlare, stai Resto qui, zitto, figurerà i vieni, vieni. materiali. Sarà meglio andarsene da qui. Mia sorella Gerdur gestisce la segheria a Rivia. La segheria. Quest'altro sono certo che verrà. No, scherzo. Probabilmente è meglio Fate finta di non aver sentirlo. sentito quello che ho detto, Ora perché è continua. orribile. Lo So che non riconosco, ce era la proprio una farà cosa senza di te. orribile, lo ammetto, scusate. Ok, dov'è l'altro? Dov'è andato il tizio? Bimbo? Vieni, andiamo, dai, su, vai, cammina. Sai, dovresti venire con me a Winter Mamma e mia. unirti alla lotta per liberare Skyrim. Oggi Questo qui continua a hai parlare, visto sì, il bla bla vero bla volto bla bla bla. dell'impero. Se c'è qualcuno che conosce il significato della venuta del drago, Quello quello è è Ulf. lui. Ok, sì, su questa ragione, una cosa giusta l'hai detta. Andiamo avanti. Come detto, lui corre molto swag. Dai! Niente. Allora seguo anch'io questo passo. Allora, ok, qua è una scelta importantissima Vedi per il i contadini gioco. lassù? Il tumulo delle cascate persiche. Non ho mai capito come mia sorella riesca a vivere all'ombra di quel luogo. Ah, forse quando scendiamo me lo Immagino dice. che ci sia vita. Facciamo che seguirlo, va, che mi conviene lo stesso, perché se non mi sbaglio qua ci sono alcuni animaletti un po' birbantelli. Non si sa mai. Ok, non mi dice niente. Ah, ok, mi portava direttamente con me, come mi ricordavo. Perfetto. Ora, queste qua sono dei bonus essenziali. Praticamente scegliendo una di queste tre pietre, sceglieremo Queste sono le appunto pietre guardiane. Dovremmo dirci quale anche skill qui. aumenterà di più velocemente, Leggi no? la Quindi qua pietra abbiamo di quella del scambio. ladro, che ci aumenterà Bravo, di più le skill appartenenti alla probabilmente. costellazione quella verde, no? Quella del mago invece alla costellazione blu. Quindi la magia, eccetera, eccetera, questa qua furtività, borseggio, la la la. E poi invece guerriero, che invece aumenterà armatura pesante, scudo, arco, spade. Ora, per iniziare. Ladro no, perché all'inizio non è quello che preferisco. Non è quello che preferisco assolutamente. Mago, ecco, mago è difficile. Mago è veramente difficile, bello tosto da fare. Ora io preferirei puntarmi di più sul guerriero e appena sarò a un livello abbastanza alto farò un mago. Quindi adesso andiamo sul guerriero, come vedete, coloro che si trovano sotto il segno del guerriero prenderanno tutte le abilità di combattimento il 20% più rapidamente. Puoi avere una sola benedizione, una sola benedizione del segno alla volta. Boh, accetto segno. Guerriero, bene. Quelle stelle ti guideranno verso Ti ho l'onore chiesto e la qualcosa? gloria. Ti ho chiesto qualcosa? Eh? Ti ho chiesto qualcosa? Sta di cazzo. Ok, quando sarò pronto cambierò segno e mi metterò mago. Bene, andiamo. Dai. Andiamo. Vaffanculo, me ne vado da solo, lasciamo perdere sto cazzone. Perfetto. Qua su c'è Ricorda, una segheria. questo non è territorio dei Manto della Terra. Tanto là c'è la Se missione vogliamo avere diamanti. notizie da Helgen, dovremmo essere al sicuro. Basterà fare attenzione. Ci imbattiamo in qualche imperiale, fa parlare lei. Devi Intesi? parlare, tira un'accia in testa, l'accetta in testa, sto sempre qui con l'accia. Anche l'altra puntata ha detto accia, non lo so perché. Ma che c'è qui? Un mio amico fe... no, non è un felino, va, niente, sto scherzando. Un bel lupo, dai. Bravo, così ti voglio, cattivo. Cattivo. Bravo. Come ho fatto a mancarlo? Perfetto. Dritto sulle chiappe, pellice di lupo. Bene, le frecce l'ho perse, perfetto. Guardate che be... What? Vabbè. Guardate che bello, cos'è un alice? Sì. Andiamo avanti. Sa, non c'è tempo da perdere questo qua, va. Faccio che andarmene da solo perché ormai quelli lì erano giusti i lupi che... Sono
come script si sarebbero trovati in questo posto, quindi andavano lì tranquillamente. Perfetto, ora la città dove dobbiamo andare è Riverwood. Riverwood è una cittadina abbastanza importante nella storia alla fine. E ci sono molte queste interessanti che, vabbè, faremo insieme. Magari ne farò una adesso. Vediamo un pochino se il tempo me lo permette. Nuova scoperta di Riverwood. Cosa c'è ora? Va bene. Bella voce. Era grande come la montagna E e c'avevo nero un come la pisello notte. grosso Lo sai, come io sono un fra meteorite. i tuoi. Draghi, ti prego, madre. Di questo passo tutti quanti in città penseranno che sei pazza. E Ok. io ho di meglio da fare che ascoltare altre tue fantasie. Vedrete. Il papà dice che sono troppo amichevole con gli sconosciuti. Ma tu sembri a posto. Invece, mo ti stupro nell'angolino, vieni qua, vieni qua. Ehi, alza la gonna, alza. Mi ha cacciato. Vai. Credi che i draghi volino ancora da queste parti? Ma certo, dovresti Sì, venire. bla Se bla c'è bla bla bla. qualcuno che conosce il significato della venuta del papà, Allora, è Ulf. dov'è che dovrei andare? Meglio muoversi. Vorrei battermi in qualche imperiale al corrente di quel che è accaduto a Enghe. Dove devo andare? Ah, ok. Era là. Lol. Perfetto. Dimostra da sta tizia. Aspettiamo che ci parla. Prima volta a Riverwood? Se stai cercando lavoro Lolo ha sei detto che puoi bravo. aiutarmi, Lolo lo Lo conosco. conosci, se lo conosco. Un mio amico ha detto che puoi essere d'aiuto. Siamo usciti insieme agli imperiali, Davvero? ecco. Abbiamo sentito che No, Quelli di scusa, questi in questi tempi non tempi posso non posso fidarmi, non poi uno fidarmi di straniero, bla bla bla. uno straniero. Un drago Sei di sotto della Ega, se città, scegliamo un questo. drago. A Elge. Non può essere. Questo spiegherebbe quello che ho visto prima volare nella valle da Brava, sud. Credo brava, di essermi immaginata tutto. brava. Non è un meteorite brava, è un drago, Non la so fermerà. perché, Ma ma ti credo. comunque, le cose vanno di male in peggio. Sì, Lo sì, Jarl sì, è sì. preso. Dobbiamo Ma avvertire lo sei Jarl peggio di tuo Valen e a fratello? Whitehorn. Fratello, Mara è misericordiosa. Te lo Parlate sono tutte e due, detto. te le mestruazioni proprio di famiglia, si Ma tu vede. sarai al sicuro. Gli imperiali non verranno a darti la caccia. Purtroppo ci dobbiamo Stupendo. sorbire questo bel Adesso, dialogo c'è un tra postino fratello e vicino alla sorella. valle. Sì, Non c'è bla modo di sapere quando gli imperiali sapranno bla 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 bla. quanto è accaduto a Mentre io guardo un Riverwood. pochino in giro. Ah, che figo. Vieni con me. Con le texture Il HD mio proprio papà. bello. Ho bisogno del suo aiuto. Che succede, donna? Sven si è di nuovo ubriacato al lavoro? Odd, vieni qui. Chi è Odd? Bravo, che ci fai qui? Cazzo è Odd? Arrivo subito. Ah, Odd è quel tizio laggiù. Vabbè. Andiamo, andiamo. Ma che belle tette che hai. Non le mangerei, guarda. Sono così cremose, non so se capisci. Sto scherzando, sei brutta come la fame, vedi? Ok, andiamo avanti. Bene, bene, bene. Vediamo cosa devo fare, aspettate un attimo. Ok, dobbiamo andare a Whitran. Aspettate che vedo quanto tempo ho registrato. Ok ragazzi, scusate per l'interruzione, ma ho guardato quanto tempo, quanti minuti ho fatto di video e ce ne sono abbastanza per questo episodio. Quindi ci vediamo al prossimo, che sarà il numero 4. E niente, se avete qualche consiglio, qualcosa da dirmi, commentate pure, bla bla bla, mettete mi piace, se volete iscrivetevi. Ciao, alla prossima ragazzi. Ciao ciao.